E buonasera amici crypto-investitori e ben ritrovati a... Tutti quanti, Vitalik balla anche nei giorni festivi perché le cripto non dormono mai, non vanno mai in festa. Qua in realtà ci sono chilometri di neve bagnata, putrida, quindi passa la voglia di fare qualsiasi cosa e pertanto eccoci qua, anche oggi non si molla mai a vedere cosa succede nel mondo delle cripto. Cosa succede con Bitcoin che sta cercando un attimino di ritrovare il suo high prossimo? fatto il rimbalzino vi ricordate ne parlavamo l'ultima volta e dobbiamo focalizzarci esattamente lì per capire quella che potrebbe essere la nuova struttura io sono partito volendo proprio in maniera come dire assolutamente intenzionale mostrando la market cap totale perché è un grafico secondo me più chiaro della situazione complessiva è una situazione abbiamo detto abbastanza strana perché ci sono vi ricordate il discorso che abbiamo fatto l'ultima live molte altcoin che si stanno disaccoppiando da bitcoin stanno andando per la loro strada nonostante questo inciampo stanno continuando a mostrare forza e questo si riflette molto bene quando analizziamo il mercato in toto non esclusivamente su bitcoin nella market cap complessiva che è un parametro che diventa sempre più importante proprio nell'ottica di, di questa osservazione appena fatta. La market cap complessiva, come vedete, ha un livello chiave sopra la nostra testa, questi 2.41 trillion, che sono una resistenza. Fino a poco fa erano un supporto, perché, vedete, ve lo evidenzio meglio, abbiamo 1, abbiamo 2 e abbiamo 3. Più di tre, anzi, test dal basso o dall'alto, il che lo rendono un livello abbastanza importante. Fintanto che ci gravitavamo sopra, vedete, faceva da supporto, lo ha fatto più volte, adesso lo abbiamo perso, fa da resistenza. Questo non è tanto un livello che ci permette di, di andare a prendere posizione perché. Dov'è che prendi posizione sulla Total Market Cap? Non ha senso. Ma è più un grafico che ci aiuta per pianificare l'operatività, per capire quella che è la situazione complessiva di mercato. Ovvero, siamo comunque in una situazione di continuo rialzo? Siamo in equilibrio? Siamo in storno? Queste sono le domande a cui la Market Cap Totale ci aiuta a rispondere. In questo caso, la risposta che ci dà, come vedete, è... Intanto che eravamo qua sopra, eravamo chiaramente in crescita perché se andiamo a fare un po' di zoom out, vediamo un trend crescente. Il nostro ritracciamento, vediamo alcuni blocchi, possiamo definirli in questo modo. In particolare, partendo da qua, abbiamo questo bel bloccone, poi abbiamo questo blocco di storno. Poi siamo ritornati, vedete, bullish, quindi scalando di nuovo verso l'alto e poi di nuovo scalata verso l'alto con layer high. Quindi la situazione la capiamo andando a esaminare i blocchi, no? Se facciamo 1, 2, 3 a rialzo, cioè scaliamo a rialzo i blocchi, siamo chiaramente in situazione bullish. Se siamo all'interno di un blocco, quindi ci rimbalziamo sopra e sotto, siamo in equilibrio con tendenza che viene determinata dalla progressione dei blocchi se invece i blocchi li perdiamo come potrebbe essere se adesso andiamo a giocare qua dentro siamo di nuovo in fase di storno quindi ecco una visione più dall'alto e più complessiva e come mai proprio adesso è un momento importantissimo per bitcoin perché se ci fate caso fatemi cancellare tutto sto scarabocchio stiamo andando proprio a rompere le scatole ai 2,4 trillion alla nostra resistenza che abbiamo detto fino a poco fa essere un ex supporto quindi è il confine la linea di confine tra il blocco sottostante e il blocco soprastante in altre parole se l'andiamo a recuperare e ritorniamo a giocare in questo blocco non è cambiato nulla non abbiamo neanche teoricamente stando a questo schema blocchi non abbiamo neanche una fase di storno degna di tale nome se al contrario qui avremo un bel rifiuto netto quindi un'altra let down, significa in termini proprio concreti, allora continueremo il nostro storno e dovremo andare a vedere come ci comportiamo in questo blocco e così via. Se noi andiamo a vedere il grafico di Bitcoin è simile, però dà meno informazioni, perché è un po' più sporco il grafico di Bitcoin. In particolare, guardate, Abbiamo un po' più livelli chiave e abbiamo uno storno più marcato di fatto, perché abbiamo la zona di top circoscritta, il blocco di top, se vogliamo usare la stessa similitudine, circoscritto a quest'area, ok? Qua in alto, sopra i 57.000. L'abbiamo persa, quindi stiamo andando a cercare il low, abbiamo la nostra zona di liquidità in domanda qua giù sui 42, l'abbiamo già vista l'altra volta, e adesso abbiamo fatto il nostro piccolo rimbalzino veramente insignificante come come ampiezza e come come tutto in realtà e ci siamo subito arrestati qui che abbiamo il primo livello di resistenza originato proprio da questa zona quindi di fatto non c'è forza lato domanda c'è se andiamo a vedere la microstruttura perché guardate quante lower shadow qua sotto quindi diciamo assorbe però non spinge, ecco, questo è quello che accade con la domanda. Assorbe ma non spinge. Deve spingere se vuole farci recuperare un po' la situazione. Perché guardando il grafico del solo Bitcoin dobbiamo andarci a riprendere 1, 2 tre livelli, quindi più ne recuperiamo e meglio è, più ne recuperiamo più abbiamo probabilità che poi il prossimo low sarà più alto, perché sarà proprio da lì che si evincerà la situazione di storno di equilibrio. Se andiamo su, poi ritorniamo giù e facciamo un higher low, abbiamo un equilibrio, perché abbiamo comunque dei lower high, ma abbiamo il primo higher low. Se invece facciamo una cosa debolissima e torniamo giù e facciamo un lower low, continua il ribasso e dobbiamo ancora appunto trovare il potenziale bottom locale. Vediamo meglio tutto questo con l'aiuto anche magari di un time frame un po' più ampio, facciamo qualche osservazione in più, alla fine della live, quando abbiamo il nostro solito angolo grafici. Adesso vi condivido un paio di notizie, un paio di... Uh, chicche, così oggi non la volevo neanche far troppo lunga per non annoiarvi più di tanto, anche perché oggi non è che sia stato sul pezzissimo. Il, il mio più grosso impegno della giornata è stato fare l'albero. Vi dico soltanto questo. E quindi, uh, che dire, niente, condividiamo come al solito le, le novità, le cose e poi andiamo a vedere un po' di grafici senza essere troppo, come dire, lunghi e prolissi. Prima cosa. Ethereum. Ethereum, nonostante tutto continua a bruciare, bruciare, bruciare e i fondamentali sono molto forti. Il grafico di Ethereum, tra l'altro, non è affatto male ultimamente, guardate che bestia, continua a sfondare resistenze, è partito, è partito ufficialmente perché abbiamo rotto tutta questa zona. L'abbiamo rotta, retestata, leg up, retest, via, continua, continua a partire. un Bitcoin è veramente bullish. E alcuni stanno iniziando infatti a speculare sul quando Ethereum scavalcherà Bitcoin. Io a tal proposito vi faccio la domanda fatidica. Secondo voi accadrà mai? Ditemelo, mi raccomando, nei commenti, nella chat. Voglio sentire la vostra opinione sul fatto se Ethereum, sulla domanda Ethereum, scavalcherà per capitalizzazione Bitcoin oppure no, prima o poi, chi lo sa. Comunque al di là di questo vedete che le resistenze una alla volta vengono attaccate e per il momento prese quindi siamo veramente bullish, la prossima è qua 0.088 ed intorni poi abbiamo 0.105 la prossima sempre sotto time frame settimanale e poi abbiamo l'all time high a 0.15 che sudo solo a pensarci perché sarebbe veramente uno scenario non bullish di più per Ethereum ma sto divagando vi volevo soltanto far vedere qualche dato sui burn. Che mese dopo mese sono sempre maggiori. Novembre ha bruciato 362.000 Ether rispetto a ottobre 303.000 settembre 253 e così via, vedete? Perché il network è sempre più utilizzato. Qui nasce un altro dibattito spesso. Io sento criticare Ethereum giustamente per le sue gas fee. Dico giustamente perché lo capisco. Da utente, anch'io quando devo andare su un swap e scambiare un token con un altro e pagare 100.000 dollari mi incazzo e ci sta perché dico ma porco giuda non è possibile che devo stare a strapagare l'impossibile allora preferisco usare Binance preferisco usare un checks oppure un layer 2 e così via però il fatto che le fee sono così alte è proprio specchio del fatto che c'è chi è disposto a pagare così tante fee. E questo ha portato allo sviluppo di layer 2, soluzioni di scaling, eccetera, eccetera, che secondo molti sono eh, come dev'essere, essere, ovvero il layer 1 lento, macchinoso, fialte, è la base, no? dove si fanno meno cose possibili, e il layer 2 dove in realtà poi si sposta la liquidità, si fanno operazioni con... Ehm, gas fee ridotte saranno loro a interagire con il layer 1. Poi si arriverà a Ethereum 2.0 che chiaramente cambierà tutto. Vedremo come poi perché implementarlo poi sarà. Sono curioso di vedere soprattutto l'interazione che ci sarà tra layer 1 e layer 2 all'implementazione di Ethereum 2.0. Ma il discorso è che il, un consumo così alto di FI fa capire che la gente lo usa Ethereum e lo usa sempre di più nonostante le gas fee elevate. Questo è specchio di domanda è specchio di un network che funziona, che ha, ripeto, domanda, perché ha un senso, viene utilizzato e quindi non si può che essere bullish, non è una cosa su cui essere bearish, le fee molto alte. Se le fee fossero basse ci sarebbe da essere bearish, perché non usa nessuno Ethereum, ma se le fee sono alte bisogna essere bullish. Fortunatamente adesso le alternative le abbiamo anche per rimanere su Ethereum, senza dover andare su altre chain, e sono appunto i layer 2 che si stanno sviluppando sviluppando sempre di più e ciò porterà a ulteriori eh, consumi di Ethereum perché va, andrà a caricare ancora di più il layer 1 e quindi a spostarci sempre di più sui layer 2, questo secondo me sarà un po' il panorama futuro per, per Ethereum, i principali DEX e le DEFI immagino si sposteranno quasi tutto, comunque daranno la possibilità di utilizzare sia il layer 1 che il layer 2 OpenSea da solo <ride> è il bruciatore maggiore di Ether, guardate che roba 117.000 ether li ha bruciati OpenSea. Questo fa capire che comunque il trend degli NFT è quello che va a pesare di più sulle gas fee e va comunque a caricare di più il network. E pensate, gli, gli NFT rimangono soprattutto su Ethereum, nonostante le alternative. Questo fa capire soprattutto gli NFT con un valore alto, no? Quelli simbolici. E, L'inflazione netta, la produzione netta di nuovi ether, vedete, è in continuo calo in maniera speculare, chiaramente ai burn. In particolare, guardate, in novembre abbiamo prodotto, quindi Ethereum emessi, meno Ethereum bruciati, 37.000, meno della metà, anzi un terzo, praticamente un terzo rispetto a quelli di ottobre. E quindi questo fa capire come l'inflazione sta, sta decrescendo, Ethereum sta diventando anche una riserva di valore. Non è ancora deflattivo, ma comunque è molto meno inflattivo rispetto al passato. E questa è una cosa veramente forte poi ehm, beh, qua dice sì che se andiamo avanti così diventerà anche deflazionario ma se, queste sono speculazioni insomma dipende da come andrà il mercato se ci sarà un bear market o no eh, come andrà il mercato degli NFT immagino quanto crescerà ancora la DeFi. ci sono tante variabili insomma chiaro che se andiamo avanti così con bull market per n fomo ai massimali sugli NFT sicuramente diventeremo deflattivi con Ethereum 2.0 secondo me saremo sulla buona strada per la deflazione, ma ne parleremo magari in un nuovo video dedicato. Andiamo avanti con le notizie. Eh, L'Australia, non so se avete letto su Telegram, ve l'ho condivisa anche lì. L'Australia pro vuole proporre la, il tesoro dell'Australia vuole proporre eh, una serie di leggi, un pacchetto di leggi, finalizzate a regolamentare le cripto come asset e come metodo di pagamento, quindi ufficializzato nello Stato, nello Stato australiano. Questo è finito anche in prima pagina sul The Australian, perché è una, una frase. molto una posizione molto forte non sarà come l'El Salvador, cioè non è che diventa moneta a corso legale, però, di fatto, se un, uh, un commerciante o chiunque vuole accettare come metodo di pagamento le cripto, lo può fare ed è protetto, comunque da tutta una serie di leggi, cioè ha un framework nel quale operare e sa molto bene come operare, come difendersi e come fare tutte le cose per bene. Inoltre, anche le banche stesse vogliono eh, erogare. Eh, come dire, dare la possibilità ai loro clienti di investire nelle cripto direttamente, perché appunto sono un asset riconosciuto dopo queste, queste leggi, col, col passaggio di queste leggi, e inoltre l'Australia vuole creare la sua CBDC. Tutto questo l'ho letto in sto articolo 8 che è bello lungo, ma vi consiglio di darci un'occhiata perché sono notizie interessanti, anche se vengono da lontano, un po' alla volta vedete che tutti quanti si muovono e qua è da acqua ghiacciata. Uh, molto bene, poi procediamo con eh, Platypus che è una piattaforma DeFi che stavo tenendo d'occhio perché è uno stable swap. Stable swap come curve per capirci? Quindi uno, un DEX incentrato sullo scambio stable stable, ma non basato su pool come, come curve per l'appunto, ma si chiama single sided eh, stable swap, ovvero io vado a depositare. Liquidità solo in USDC, non in tre pool, quindi USDC USDT DAI, oppure non insomma, una sola, non un pool, non parte di un pool. E chi va a swappare in questo modo avrà meno, meno slippage, insomma, è più ottimizzato. E ve lo sto dicendo, ve ne avevo già parlato, ve lo sto dicendo perché ci sarà la IDO, la vendita iniziale su Avalanche eh, il 13 e la registrazione inizia domani un milione di dollari quindi sarà pressoché impossibile partecipare immagino però io ve la butto lì io non ho mai fatto un idea su Avalanche e non credo che farò neanche questa sinceramente però so che molti lo, lo seguivano ma mi avete chiesto, qualcuno mi ha chiesto su Platypus così, allora io nel dubbio vi condivido soltanto la notizia ripeto io non, eh, non credo ma non punto neanche a investire in questo token, probabilmente farà qualche per, però credo che sia pressoché impossibile a riuscire a a ottenerlo, ecco, e, e basta. Eh, poi non so se ci vogliono i loro token di Avalon, cioè quello che è. Comunque. Io non ne ho manco uno, manco mezzo e non penso di volerlo avere. E niente, ve lo volevo soltanto condividere. Tuttavia, una piattaforma che secondo me vale la pena seguire. Un'altra piattaforma nell'aspettate mi è venuta in mente ora, nella quale mi sono imbattuto eh, ieri. Perché stavo. Vi ricordate Token Set, no? Che è mh, quella piattaforma che permette di creare delle sorte di strategie di indici dove chiunque ci può investire. Insomma, ve la faccio anche vedere se vi ricordate. Tra l'altro io tempo fa avevo provato, volevo, avevo fatto il mio, solo che poi le gasti erano diventate talmente alte che il tutto era completamente infattibile, ingestibile purtroppo Ethereum ci ha un po' segato le gambe, chi mi segue da tempo si ricorderà però questa cosa, no? vedete, ci sono delle strategie, si chiamano set, quindi sono delle strategie nelle quali chi vuole può investire e ci sono le loro composizioni e vengono ribilanciate ogni tanto ci sono delle strategie specifiche che vengono seguite quindi alcune non lo so seguono il, il fear and greed index mi ricordo eh, altre magari va, si espongono a bitcoin o ethereum o le stable in base a delle analisi di trend e così via purtroppo appunto ripeto è su ethereum quindi noi l'avevamo usato avevamo provato solo che il primo ribilanciamento mi era costato 400 dollari di gas fee, allora detto, aspettate un attimo dismettiamo tutto lasciamo perdere perché diventava veramente un salasso poi l'hanno deployato anche su Polygon però su Polygon ci sono meno funzionalità non mi è piaciuto granché quindi l'ho lasciato un po' lì dov'è tutto questo per dire che Enso Finance è una nuova piattaforma di DeFi che sta puntando a fare un po' questo meglio ok? in che senso meglio? allora io ho visto una preview adesso ve la faccio vedere anche a voi, una preview dove in sostanza si può, oltre che creare gli indici in, nello stesso modo di token set, in sostanza, si potrà andare a farmare. Quindi utilizzare, che ne so, um, aggiungere all'interno di questi indici, di questi, non so come chiamare, strategie, set come li chiameranno qua, strategy forse, sì, strategies, e si potrà anche includere delle posizioni di farm, quindi non lo so, dei token LP poi messi su Yearn, messi su Abracadabra con Landing borrow, tutto combinato, no? Dove io posso creare la strategia, dire non lo so, il mio portafoglio è composto da USDC, Ether in lending con borrow di stablecoin, stablecoin a farmare di là e poi domani cambio tutto il set, tutta la strategia cambia e quindi chiunque va dentro, no, mette capitale dentro a queste strategie, mima esattamente le, le, le posizioni e le operazioni fatte dal creatore della strategia. È praticamente set sotto steroidi e secondo me è una figata pazzesca. Unico difetto per ora è ancora su Ethereum. Però non vedo l'ora che ci voglio giochicchiare un po' perché vorrei davvero usarla, una piattaforma del genere per condividere magari qualche idea anche su, su DeFi che, che nella quale potrete anche voi entrare in futuro. Vedremo insomma come, come gestircela. La cosa interessante è che domani vedete, domani alle 20 se faccio bene i calcoli vogliono fare un vampire attack quindi non lo so se magari ci sarà qualche opportunità di andare a non so partecipare in qualche modo e ottenere dei token non è da sottovalutare. Domani ve lo condividerò in tempo reale eh, perché adesso non so niente neanch'io. Però Vampire Attack per capirci è quello che è stato fatto da Sushi Swap a Uniswap al tempo. no? Cioè, avevano detto voi prendete la liquidità. Quello che sta facendo Astroport a TerraSwap: voi prendete la liquidità da Uniswap, il token LP, lo migrate su Sushi, lo mettete in staking su Sushi e noi vi inondiamo di token per convincervi a rimanere qui. Qui. se fanno una roba del genere magari poi il token viene lanciato a risonanza cioè, ho visto anche il loro twitter e sembra abbastanza organico ecco non scilloso e questo non mi dispiace e quindi io personalmente li seguirò vi farò sapere chiaramente non, non, non facciamo i pin non facciamo cose folli anche perché non esiste nessun token e non so se mai esisterà però domani potremmo avere qualche sorpresa. E comunque al di là di tutto questa piattaforma un occhio se lo merita. Poi, eh, non volevo neanche dirvelo, in realtà mi è venuto in mente adesso parlando di DeFi. Questo invece ve lo volevo dire. Allora, um, Young Platform mette a disposizione, in partnership con The Sandbox, 100.000 send. 100.000 send che um, saranno uh, richiedibili, cioè saranno distribuiti sotto forma di airdrop in base al primo che arriva, primo che se lo guadagna. 10 unità si possono vincere, in che modo? Se a partire da oggi si crea un account su Young e si acquista un minimo di 2,5 cent. I primi 10.000 riceveranno in regalo altri 10 cent. Visto che Send ultimamente è molto in trend, ho detto vabbè, io glielo condivido. L'unica cosa è che è per i nuovi utenti. Quindi purtroppo se si è già un, un utente registrato e ha già l'account verificato, non si può partecipare. Se non si ancora verificato l'account ma si è già registrati invece si potrà partecipare quindi le, i paletti sono Bisogna non aver l'account verificato e verificarlo a partire da adesso, e poi fare l'acquisto di 2,5 cent ed essere tra i primi 10.000. Ci sono anche un po' di FAQ dove vengono chiariti tutti i dubbi, mica dubbi particolari, ma è molto semplice alla fine, non, non ci sono cose strane, i requisiti sono quelli che vi ho appena detto. Tra l'altro, io vi lascio come sempre, ve lo lascerò anzi su YouTube. Non ce l'ho qua a disposizione su Twitch. Ma vi lascerò il, il link in descrizione. Se vi iscrivete, poi ci sono anche i welcome bonus fino a 25 euro. Quindi eh, bene, tutto, tutto molto bello. Poi eh, procediamo, procediamo. Eccoci. Ubisoft eh, sta testando, ecco questa è una notizia bomba che è uscita ieri, Ubisoft che non è proprio l'ultimo arrivato nel mondo del gaming, sta testando gli NFT in game, che è una cosa che insomma prima o poi diventerà credo mainstream. L'NFT, il concetto di NFT in game è quel, insomma l'oggetto che ti dà diritto a un bonus o comunque a una customizzazione del personaggio, una skin, qualsiasi cosa, che però non è più soltanto un oggetto qualunque, un oggetto così in game, ma è... No? Quindi vendibile, trasferibile, commerciabile in qualche modo e Ubisoft è il primo a testare tra le grandi compagnie a testare una cosa di questo tipo e lo farà tra l'altro con eh, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, che non è proprio l'ultimissimo dei giochi. Non sono un fan della serie a dire la verità di Ghost Recon, ma non, non è insomma, è, è conosciuto e quindi in sostanza. Questo si concretizzerà a partire da domani, con in particolare i giocatori che hanno ricevuto a livello 5 nel gioco possono fare il claim di questo, eh, insomma, di credo sia un set: elmo, pistola e tactical pants sotto forma di NFT. Questo è il primo, così la, la prova. Per fare questa integrazione, quindi con gli NFT in game, utilizzeranno una piattaforma che chiamano eh, Ubisoft Quartz. E sarà, indovinate su che blockchain, non, ci, non lo indovinerete mai, su Tezos, così, a caso, bam. Vabbè, eh, infatti Tezos penso che ieri abbia reagito benino alla, alla notizia, fatemi checcare. Sì, c'è un candelotto verde così a caso, ma Tezos, boh, non lo so, non so veramente che dire. Non so perché, cosa, cosa gli è venuto in mente, boh. Niente, non, non dico nulla, non ho idea, e questo è quindi anche come dire: le compagnie mainstream di gaming si stanno un po' avvicinando al mondo degli NFT. Ultima cosa, poi la parola è vostra, e airdrop, quindi orecchie aperte, spalancate. Allora, ehm, come è consuetudine, ne abbiamo parlato anche nel video degli airdrop, ne abbiamo parlato tante volte per il eh, mondo cosmos. I nuovi progetti, i nuovi token di solito all'inizio eirdropano agli stakers di, tutti, di tutto il mondo cosmos, quindi il mondo cosmos c'è dentro anche luna e a noi tocca perché luna insomma noi, molti di noi so che lo stakano, io compreso, e quindi... Uh, se voi andate su questo URL, airdrop.comdex.one, no, è, un, è una cosa... sono arrivato un po' in ritardo eh, su sta cosa, non è nuova, è del 15 novembre, però è ancora claimabile. Quindi, di fatto, si può andare a controllare se si è elegibili, se si aveva in staking il 30 di settembre, sì, lo snapshot era il 30 di settembre, minimo un luna... In staking e usando attenzione non custodial quindi non su binance su exchange vari ma in staking ok quindi col tuo wallet lo deleghi a un validatore quello è lo staking vero basta e eh, comdex è un exchange di sintetici mi pare non eh, ci avevo guardato che cos'è che non lo conoscevo minimamente Vediamo uh, Synthetics esatto, sì, sintetici su, su Cosmos costruito con il Cosmos SDK. Niente male con l'IBC, tutte quelle cose lì che adesso stanno crescendo parecchio. Tra l'altro, una piccola curiosità che ho letto oggi. Penso che sia vera, tra l'altro, perché l'ho letta l'hanno twittata. Che al terzo posto per liquidità su UST, per UST come exchange, che, che la come DEX che la scambia, c'era osmosis. Quindi è già, cioè è già bella carica su Cosmos, anche UST. E, e basta, niente. Quindi il mondo Cosmos sta, sta crescendo assai. Io adesso torno con dietro la nostra total e torno da voi. Eccoci. Bene, scatenate le domande. Quando ci parli di Tom Finance su Phantom... Interessante, interessante. Non l'ho mai fatto perché è un attimino spinto, un attimino complicato. Però potremmo, se vi interessa, lo potremmo fare. Eh, poi, 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 eh, Harmony come siamo messi? Harmony come siamo messi? Credo come l'ultima volta. Eh. Non, non mi convinceva tantissimo l'andamento. La, esatto. Sì, abbiamo perso un Abbiamo fatto un doppio top. Qua su, abbiamo perso un supporto importante, sta stornando e mi aspetto una roba del genere, sinceramente. Quindi non particolarmente bene, anche se macroscopicamente abbiamo comunque una situazione di higher lows. Quindi dobbiamo solo aspettare di vedere il low eh, microscopico, quindi più di breve dove si va a posizionare. Poi eh, ta 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 ta, dove siamo finiti? Dove siamo finiti? Uh, 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 mi, vuoi, mi puoi spiegare come far uscire i dati blu e gialli a cosa serve? Ah, è un istogramma dei volumi per livello di prezzo ed è col ecco pro di, di, di TradingView. Altrimenti su GoCharting, mi pare, si trova gratuito. No, è questo, sì, mi pare, non mi ricordo mai perché, ok, sì, comunque si trova anche qua se mettete BTC USD, no, BTC perp ad esempio xbt c'era bitmex mi pare e comunque beh, ci sono molti grafici ma il senso di, di tutto ciò che vi volevo dire è che qua dentro unable to fetch ok come non detto <ride> maledizione io ero straconvinto che funziona. andiamo a vedere se c'è su uh, binance btc usdt perpetual addirittura unable to fetch ma non è che è colpa mia, no, niente, come non detto, era, era molto bello finché funzionava. Perché c'era anche il, tra gli indicatori la, il volume profile gratuito, però unable to fetch, quindi boh, non lo so, niente. Se avete voglia di, di andare a sbatterci un po' la testa, provate pure. Allora, 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 uh, hai letto che Binance ha acquistato il 18% di HG Exchange sì, a Singapore che ha power by Zillica. Che ne pensi? Allora, non sapevo del discorso di Zillica, non ne avevo la più pallida idea che c'era sotto Zillica, ma avevo letto la notizia. Io non lo so, non lo so. La utilizza solo come infrastruttura, ma Zilla, a proposito, come si sta muovendo? Non, non se ne è sbattuta minimamente della notizia un minimo proprio, ma non mi sembra una cosa grossa, ecco, per Zillica a dire la verità, non qualcosa che mi mi, mi convincerebbe o meglio di, di andare ad aprire una posizione allora, aspettate, avevo letto una cosa su Kugira, la volevo andare a riprendere dov'è, dov'è, dov'è? Ciao Luca, ma Kugira che collabora con Anchor se io deposito 100k con un premium del 10% su Beto Biluna, è un gain sicuro? QGira no, praticamente ti pone come liquidatore su Anchor. È una figata, perché è un gain sicuro, nel senso, attenzione, <ride> dipende, perché mh, tu vai, cioè la liquidazione come funziona? Se tu su Anchor fai un borrow e il, um, il, il tuo collaterale cala di valore, e se tu il tuo borrow ha un loan to value molto alto, ovvero hai borrowato tanto e ti avvicini alla soglia di liquidazione, dopo un po' appunto il tuo collaterale perde 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 di valore diventi insolvente, ti liquida prima che tu diventi insolvente e di fatto liquidarti vuol dire che tu perdi i tuoi biluna o biet che vengono venduti a sconto a chi ti liquida in cambio di dare UST che va a garantire la, la, la tua solvenza al protocollo stesso. E di fatto con QGIRA tu fai da liquidatore, quindi tu dici io voglio pormi come liquidatore, metto UST a garanzia, perché poi se liquidi, ripeto, vai a dare UST, e ricevi in cambio bet o biluna uno sconto che scegli tu. Andiamo a vedere la piattaforma che si capisce meglio, così uh, vi, vi mostro proprio l'interfaccia. Allora, eccola. Vedete, qua ad esempio abbiamo Biluna. Adesso si è saturato parecchio il mercato, purtroppo, e questi sono, questo è l'order book dei liquidatori. Quindi, al 5% di premium, ad esempio, abbiamo 5 milioni di UST. Il che vuol dire che se eh, prima vengono soddisfatti tutti questi ordini, poi si passa a lui. Cioè i liquidatori vanno a partire dalla migliore offerta. Se uno viene liquidato e c'è qualcuno disposto a liquidarlo a un premium minimo, quello è il primo che lo liquida. Alla prima posizione, poi a scendere ci sono gli altri. Attenzione: perché se poi il dump continua, tu comunque ricevi attenzione dei biluna eh, in questo caso. Quindi se biluna, dampa, 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 tu sì, magari l'hai preso al premium del 5% a sconto del 5% però poi ti dampa di un altro 10 e tu comunque sei in perdita quindi il, il guadagno sicuro è se eh, se tu ragioni in termini di luna cioè se tu vuoi accumulare dei luna a sconto per capirci è una buona cosa e lo stesso vale per i bet perché se tu qua selezioni i bet vedi hai la stessa identica cosa con meno liquidità quindi magari ci sono anche delle opportunità più interessanti. E vedi qua c'è anche uno storico che ti fa vedere quante volte questi pool, quindi questi, questi premium, sono stati svuotati. Ok, svuotato vuol dire che ha soddisfatto tutta l'offerta che c'era. Interessante come statistica. E basta, questo è quanto. Quindi tu vai a dare UST, dec decidi il premium, ti metti sul book come liquidatore. Se il, uh, qualcuno viene liquidato e tu fai parte dei liquidatori perché hanno già soddisfatto tutti quelli davanti a te, sbloccherai i biluna o biet, tu fai preleva, c'è una piccola fee al momento di prelievo che puoi ridurre pagando in token KUJI, anziché uh, UST mi pare, uh, non mi ricordo esattamente come, ma forse devi semplicemente averli e basta e poi ricevi i tuoi i tuoi biluna sconto. Questo è quanto il funzionamento poi eh, poi 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 vediamo FTX non fa più i bonifici come Binance come si fa è vero ho visto eh, che ci sono un attimino di, 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 di c'è un attimino di pausa sul SEPA anche su FTX e quindi purtroppo anche lì è, è questione di tempo eh, perché stanno cambiando provider mi pare ma mh, e Quindi bisogna aspettare che o li rimettano a usare un'altra piattaforma che permetta di fare i bonifici. E ce ne sono vari di exchange comunque che permettono di bonificare, questo è The Rock Trading, Kraken, Young Platform, Bitpanda, quelli, quelli europei, Coinbase, ce ne sono un sacco, un sacco. Per partecipare ad Astropod consiglieresti di entrare con la pool Luna USP o Biluna Luna, considerando le eventuali impermanent loss e le percentuali di airdrop diverse. Io personalmente sono più fan di Biluna Luna per un discorso di impermanent loss proprio. È valido, è valido. Luca, comincio a pensare che Meyer sia stato un mezzo scam. Che ne pensi? Rivedremo i soldi messi in farm prima o poi. Guarda, io credo che. Mh, scam no, perché comunque non, il team di Elrond c'è dietro. Non, non, cioè, se si rivelano scammer, non credo. Insomma, non mi sembra proprio. Hanno fatto un errore grosso. Cioè, una cosa grossolanamente sbagliata, secondo me, non si sono affatto comportati bene perché insomma andare offline così è abbastanza clamoroso. Hanno sbagliato già quando hanno riaggiustato le tokenomics così on the go perché si sono accorti che stavano inondando troppo di APY. E così facendo Max era destinato a dampare, cosa non benissimo e adesso no, sono solo problemi tecnici, non si parla di scam, cioè stanno risistemando il tutto e poi lo rimetteranno in mainnet nei prossimi giorni, avevano detto. Vediamo e vediamo poi come reagiranno i token, probabilmente non benissimo, ma questo è. Cosa sono gli EVM? Gli EVM, cioè l'EVM è l'Ethereum Virtual Machine, ma gli EVM non esistono. Uh, Ethereum Virtual Machine è praticamente la macchina virtuale che permette l'esecuzione degli smart contract su Ethereum. Quindi è roba che non vediamo e non tocchiamo. Ciao so, Lu, cosa ci dici di mine? Ce li hai ancora su Pylon? Allora, Pylon, in realtà non è che avevo i mine su Pylon, ma avevo gli UST per farmare mine. Mine è la, la, la coin di Pylon stessa, c'è ancora il pool, mi pare, eccolo, tac, perché eccolo qui. Perché in realtà ha degli APR che non sono affatto male. E che dire? Io cioè Python, secondo me, ha futuro come cosa, perché è molto utile, è un launchpad particolare con la logica del deposita per ottenere token. Ed è una logica che, secondo me, ha molto senso. Soprattutto adesso che con che ci sono insieme a Nexus. Hanno fatto il liquid staking, il liquid pool, o meglio cioè il, la possibilità di dare liquidità a Pylon detenendo poi una versione sintetica ecco della liquidità stessa quindi io ci vedo un bel futuro per Pylon sono abbastanza bullish su, sull'ecosistema stesso il token sai è... Un token, una scommessina, no? Perché è un token di un ecosistema nascente. Tra l'altro, a proposito di, di terra, di, per essere un po' bullish, no? Su terra che non fa mai male, non so se avete visto, ma terra è diventata la terza chain per TVL dopo Ethereum e BSC. Se noi andiamo su chain. Qua vediamo la, il TVL com'è distribuito. A parte, che è bello vedere l'espansione degli altri layer. A me piace un sacco, cioè, pensarlo. E poi guardate: abbiamo Ethereum BSC terra. Tac, Fantastico! Cioè, se lo merita proprio, lasciatemelo dire. E siamo ancora all'inizio! Cioè, figata, Luna è terra, luna è il top. Basta, basta. Andiamo avanti. Allora, 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 allora... Uh, pa, 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 pa. Qual è per rendimento e sicurezza il miglior farm per stable coin o token stable LP? E quanto può cambiare il rendimento in base a bull o bear market? Bella domanda, bella domanda. Allora, i migliori farm per stable variano molto spesso, perché c'era il periodo in cui su Solana c'erano dei farm pazzeschi periodo in cui c'era adesso c'era wws non so adesso quanto rende c'era anche lì il pool di stable adesso mi pare sia sul 20% se non ricordo male allora vediamo altrimenti massima semplicità e rischio comunque eh, contenuto abbiamo il nostro fantastico anchor che è un po' il forse il golden standard no del del farming, cioè della, della rendita sulle stable, USDC, USDT 23%, esatto, siamo lì comunque con ancora poco, cambia, di, di APR, quindi APY cosa diventerà? 25, 30? No, APY no, 23 è uguale, non cambia una mazza, anzi è più basso, non chiedetemi perché è più basso, vabbè e comunque siamo sul 20% sempre e poi mi ricordo che c'era il periodo in cui c'era cielo che però adesso è calato abbastanza perché sia Ubeswap che eh, Mobius sono, hanno meno liquidità sono un attimino più eh, scarni no? come reward quindi anche cielo purtroppo non, non si farma più benissimo. Mi ricordo che avevo visto l'altro giorno, era sempre anche qua sul 20 o forse anche meno. Allora, 15 USD euro. E vediamo perché non ci sono più le. Ok, no, non ci sono più quelle, quei farm super incentivati. E quindi io personalmente mi muovo soprattutto su, ehm, su Anchor, sinceramente, proprio come, come semplicità. Curve eh, al momento c'era il periodo anche lì che su Phantom tu andavi a dare l'LP il, il, a abracadabra e ti permetteva di farmare su, su cioè lo Spell. Però adesso purtroppo adesso non so con l'ultimo pump di Spell se è cambiato qualcosa. Era su Phantom, possiamo andare a darci un'occhiata volante. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Phantom. Allora, Farm. 18.33, siamo sempre lì. Siamo sempre lì e c'era anche su Avalanche ultimamente. Vado tutto a memoria, eh, che mi, mi esplode il cervello con tutte queste informazioni. Allora, Avalanche 20 e 36, siamo sempre lì, siamo sul 20%, non, eh, non so, eh, ditemi anche voi se conoscete qualche farm particolarmente degno di nota, ma secondo me... Mh, ramp, Ramp, Rust Boost, 24 per cos'è, Ramp. valor valori, succede. Ah, valora, valora sì, però c'è un massimo molto basso. C'è un massimo molto basso, eh, questo è. Uh, come mai dovrei fare il liquidatore su QGIRA per un 5-10% quando, quando su Anchor potrei ottenere il 19,5%? Beh, è molto diverso, eh, perché conta che su QGIRA, cioè puoi ottenerlo subito o ottenerlo tra due anni se non dampa mai l'una, ok? E oh, se non c'è nessuno che fa dei borrow da degenere. Mentre su Anchor tu lo ottieni in un anno, è il 19 e mezzo, non è tu beh, su Cugira, magari domani c'è un flash crash e tu ottieni subito la tua liquidazione. E poi è diverso perché vieni pagato in luna, ok? Quindi Cugira è per chi vuole accumulare, <ride> accumulare dei luna, mentre Anchor è che chi per chi vuole mettere a rendita le sue stable con molta calma. Ma la coppia MineUST su Pylon al 93% di APR... Mine su Pylon è sul Pylon Pool. Aspettate, dobbiamo togliere questa prima parte, mi pare. No, non tokens Mine. Tac. Eccoci. Allora, allora, allora. allora. Pylon Pool dov'è, dov'è, dov'è? Web App. Eccoci. Mine LP. Sì, qua volendo si può farmare, però c'è in permanent loss ed esposizione a mine. Eh, insomma, eh, dipende da um, se, si, se ci si vuole esporre oppure no. È tutto lì il discorso, perché è ovvio che se uno vuole accumulare dei mine ci sta a ehm, so, farmarli, comprarli, quello che è, tramite eh, Pylon Gateway, che è quello che abbiamo visto prima, e poi metterli a rendita, ma in UST è buono come APR, però attenzione all'impermanent loss e al possibile dump di mine. Cioè, secondo me un APR del 93%, per quanto non è basso, eh, non voglio sputarci sopra, però un APR del 93% su una coppia eh, alt-USD, quindi alt-stable, e tra l'altro quest'alt è pure volatile, non lo so, ci penserei due volte, ecco. Uh, torno da voi, torno da voi. Vediamo. Domani nuovo launchpad su Bybit e Radium, token real. Allora, 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 allora. It. Cosa abbiamo di bello? Qua ormai i launchpad vanno a cannone proprio. Mi sa che era quello di cui vi avevo parlato l'ultima volta. Vediamo. Launchpad o LaunchPool, Launchpad. Ah, sì, quello del metaverso. Sì, 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 ne avevamo parlato. È anche su Radium, ma quindi è su Solana interessante interessante perché io con molta sincerità vi ho detto io ormai non li guardo manco più Sti progetti visto che ho i bit sì, visto che ho i bit io provo a partecipare e quello, quello che riesco a prendere lo prendo tanto fa 10 per <ride> questo è un po il mio ragionamento non ho manco guardato proprio sincerità massima che cosa c'è dietro alla meda ah però eh, sti cazzi trieros capital insomma no, grazie per il per le zappe eh. Grazie mille, però è già finito. Io ve ne avevo parlato eh, già, mi sa perché era... doveva ancora iniziare lo snapshot quando ne abbiamo parlato. Stavolta ve l'ho detto in anticipo, sono stato bravo. E c'è da detenere i bit, un numero minimo di 50, fan la media, e poi ognuno ha la sua fetta in base a quanti bit committa durante il periodo successivo. Interessante il fatto che a Sussolana e che c'è dietro Alameda e Company, che non è affatto male come cosa. Molto bene, a sti Launchpad... Poi, quanto ci scommettiamo che finito questo ce n'è già uno nuovo? Io sono pronto a scommetterci qui. by Bybit ultimamente, pam pam pam, ne spara veramente una dopo l'altra. È, un è il top per questo, è veramente il top. Sta, ah, insomma, sta veramente spingendo. Poi, 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 vediamo. Uh, dunque, 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 ultime domande. Uh, vediamo... Come si fa a pensare a un possibile rialzo con quest'offerta che spinge da settimane? Non trovi che sia più plausibile un ribasso ulteriore, tipo 2017? Guarda, ne approfitto per dare un'occhiata al grafico. Eh, ciao, Luke. La favola Wonderland è finita? Direi di no perché. Yeah, perché, perché? Ma su queste, su queste dap, qua non bisogna tanto guardare il prezzo di time al momento, cioè è una cosa più di, di lungo termine, è un esperimento di lungo termine. Perché è chiaro che se uno guarda il prezzo di, di Time al momento, che adesso non so neanche quant'è, fatemi un po' cercare: 5200 dollari, cioè. Eh, continuerà a fluttuare su giù su giù ma come rom no ne parlavamo l'altro giorno rom dao non è che bisogna entrare e poi dire boh è salito esco oppure entrare è sceso basta ho perso cioè è, è un, un è il cipino che si butta sul lungo termine adesso rom è risalito a 6,50 Ieri l'altro ieri era a 4,50 500 cioè è lì che oscilla e chiaramente il gioco è un po' sul lungo termine. L'esperimento è sul lungo termine. Non, sono cose che non ha senso fare. Per dire entro, esco dopo tre giorni una settimana, perché altrimenti lì ci si espone soltanto al prezzo di time o di ROM che ha una pura scommessa, soprattutto nel giro di una settimana, e non si ha invece il vantaggio del compounding, che è quello che può fare la differenza in termini di rischio e rendimento su, su questi gamble. Perché per me sono sempre gamble. Comunque niente per, per, dire, per specificare, mentre. Tu dicevi, con questa offerta è impossibile andare a pensare a un recupero. Io ti dico, dipende, dipende, perché è ancora presto per trarre qualsiasi conclusione. È vero che c'è molta offerta, in particolare si è palesata una bella ondata di offerta da qua, ma guarda, adesso la domanda ha, fatto un primo, ha creato un primo supporto, e tale supporto si trova qua. Op! a 49.200, tac. Back. Ora c'è da capire che intenzioni abbiamo, cioè vogliamo andare a recuperare un po' di eh, tipo il precedente low, fare un low reclaim, poi magari fare un'altra leg up così e capire se vogliamo un attimo tornare su a, a generare un lower high ma più vicino al massimo. Oppure faremo una cosa misera di questo tipo. Pam, pam, e un altro lower low, questa è la prima cosa. Ma in generale. Fintanto che, io lo ripeto perché è questa sempre la, la situazione, se guardiamo il settimanale forse è un attimino più esplicativo, no? Fintanto che il lower low è intatto, non c'è nessun segno di inversione a bear market. Cioè io finché vedo questo low a 43.000 tenere, cioè se non andiamo più giù, per capirci, se andiamo più giù sono cavoli amari perché... Insomma, abbiamo rotto il low, abbiamo fatto un lower low sul settimanale, cosa molto brutta. Poi il rimbalzo, sicuramente, fini, cioè sicuramente a meno di non un miracolo, finirà comunque con un lower high. E poi purtroppo cioè, inizia veramente una struttura ribassista anche su un time frame più elevato, cosa che adesso non c'è perché su time frame elevato abbiamo una cosa di questo tipo, vedete? Abbiamo dei low crescenti. Fin tanto che abbiamo i low crescenti c'è speranza e quindi io mi aggrappo a quello con tutte le mie dannatissime forze. Cioè, vorrei vedere, recuperare, vedete questo livello qua, pam, era per questo che ho due linee qui, quindi tac, il low precedente che è sempre in questa zona e, oddio, l'ideale sarebbe iniziare ad assorbire anche questa candela questo livello, cioè tornare da queste parti, ma insomma sarebbe troppo, volere troppo, cioè per me già andrebbe bene adesso trovare un low locale qui e cominciare a fare un po' di rimbalzino verde. Questo rimbalzino verde con buona probabilità non sarà un eh, ripartiamo to the moon, ma sarà un dead cat bounce, un, insomma uno storno contro la direzionalità principale che rimane ribassista e quindi che va a anticipare un'altra leg down. Ci sta, ma è normale. Ma se quest'altra leg down poi anche lei, immaginatevi che va di nuovo, cioè qua formiamo un pool di domanda, no? Adesso, va di nuovo qui e rimbalza di nuovo. Qua si fa un bottom altrimenti va di nuovo qui lo perde anche ma poi arriva qui e rimbalziamo facciamo comunque un altro lower high oddio qui abbiamo un cioè scusate higher low qui avremmo un lower low quindi la cosa sarebbe un po' più complicata però vedere altra domanda in ogni caso in questa zona se poi andiamo a fare un high come dio comanda potrebbe essere un segno discreto quindi in altre parole è bene fin tanto che non perdiamo i 43.200 questa per me è la, insomma, il must, no? non perderli. Se li perdiamo, ahimè, eh, cioè andiamo verso una struttura molto più ribassista anche su un time frame più, più di ampio spettro. Peccato, può capitare, speriamo di no. E mh, per il resto niente. Questa è un po' la, la situazione. Se recuperiamo più recuperiamo delle resistenze, meglio è, perché ci avviciniamo al top. E il discorso è sempre quello: gli high e i low dove vanno a finire? Impossibile adesso o quasi fare immediatamente un higher high. Quindi faremo. Buono, quasi sicurezza, un lower high. Poi andremo magari a rimbalzare, appunto, in qualche modo e c'è da capire dove sarà il prossimo low. Più sarà alto il lower high, e più con maggior probabilità chiaramente anche il low sarà più in alto. Perché se andiamo a fare una roba così, il low magari è qua, magari è qua, o magari anche qua. Buonanotte, anche qua. Se invece andiamo a fare un rimbalzo un po' più marcato, capite bene che è più probabile che il low comunque rimanga in zona, no? E quindi con la tendenza cresce. Vabbè, sono sicuro che mi avete capito in questo mio giro strano di parole e di idee, poco, poco masticabili, ma l'idea alla base è quella che bisogna tenere, sti maledetti 42.000, ecco. Poi Ethereum l'abbiamo visto, le altre altcoin, la Dominance è ancora decresce pazzesca Questa cosa delle altcoin, è pazzesca, non ho mai visto una roba simile, cioè altcoin, Bitcoin Dominance ai minimi durante eh, subito dopo un dump, durante un ritracciamento, veramente cosa mai vista, veramente strana. Cosa secondo voi che significato può avere? Bah, io, io non so cosa pensi, cioè, guardate tutti verdi le coppie alt BTC. Veramente pazzesco, Luna cosa fa? Adesso storna un po', Sol, pure lei è lì che ci pensa, Siamo, sono tutte lì, insomma, veramente ben messe, ben messe, che BTC andrà a zero? No, dai. Speriamo di no, speriamo di no, escono i capitali, ma eh, escono i capitali non mi sembra, eh? Non mi sembra perché, anzi, vanno, vanno veramente a... cioè i capitali rimangono, non, se uscissero si prosciugherebbero le alt e bitcoin per uscire in euro e in fiat, in stable, quello che è. Che ne pensi di spell nei prossimi giorni? Non te lo so dire, non te lo so dire. Oh, che succede? Che succede qua? Pump in diretta, pump in diretta, no sto scherzando, però sul time frame un minuto abbiamo il pump in diretta. Guardate che roba, guardate che roba, su time frame un minuto, questo è un breakout, lasciamo stare. Allora, no, dicevo, cos'è che dicevo? Di, cioè, alla fine il discorso è un po' quello, no? Di vedere co come cambia il mercato. Cambia perché comunque adesso le altcoin hanno più... Hanno più valore intrinseco rispetto al Il passato era solo pura speculazione per andare a, ad avere più volatilità, adesso invece hanno un valore intrinseco, lateralizzazione indiretta, esatto, esatto, esatto. Ah no, giusto riguardo a Spell, mi stavate chiedendo. Guarda, nel breve non te lo so dire. Eh, adesso l'hanno listato su Coinbase, ha avuto un bell'effetto, ha recuperato anche un po' di, del dump che, che aveva fatto in passato, però purtroppo c'è poco storico. C'è poco storico, Spell si è messo in staking dà un buon rendimento perché dà diritto a una parte delle fili abracadabra, cosa che è un protocollo destinato a crescere. Se volete la mia opinione, però è speculativo. e Vi ricordo che qui alla base che non si vede c'è tipo un altro 100-per che aveva fatto. Quindi attenzione, che è un pelino esteso, anche se non si vede uh, benissimo, ragazzi. Benissimo. Quanto consigli di mettere su Bybit per prendere qualcosina di accettabile sui launchpad, Ragazzi, non so che dire, cioè, non, non, non ti posso consigliare una quantità, dipende da tante cose, da, da quanto hai, da, dal tuo capitale totale, eccetera. Di certo non, non andrei io lì in in bit solo per partecipare ai launchpad, non avrebbe senso, zero senso quello, zero zero senso. Uh, boh 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 ragazzi ma è già finito Natale in casa Spell esatto, in arrivo Whitelist Tectonic, sì, ne avevamo parlato ne avevamo parlato e Ozone su ancora è attivo oppure no? non ancora, non ancora ciao Luke, vorrei portare come tesi di laurea magistrale la DeFi, cosa ne pensi? figata, pazzesca, ti darei 110 lode solo per quello Cosa ne pensi dello scammone di Tether USD? Ma no, qua non penso che sia uno scammone. Io sono pro Tether, sinceramente. Non, non credo, che, non credo che, che stiano in piedi le teorie che dicono che Tether collassa e robe del genere. Sono, è, è food, quella è food. Bene, Cro, cosa ne pensi di Cro? Andiamo a vedere Cro, che è un po' sulla bocca di tutti ultimamente. Mm, non benissimo, eh! Non benissimo, perché ha fatto il suo. Pellino di, 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 di livello chiave qua 0,7, poi l'ha perso, ha fatto un pump l'altro ieri, ma si è esaurito senza neanche arrivarci e adesso sta stornando di nuovo, lower low, non, non benissimo, bello esteso, non benissimo. Io aspetterei il suo bel bottom, poi lateralizzerà e lì si accumula, si accumula, si accumula. Ma non ancora, non ancora. Uh, benissimo, benissimo. Eh, niente ragazzi, questo è quanto. Un'ora l'abbiamo fatta. E insomma, cioè io volevo anche fare un po' meno, ma non, non ci siamo riusciti. Ha aggiunto su Steder la liquid staking con Luna X. Ho visto, figata pazzesca, liquid staking su Luna pazzesco. BitDAO può diventare una grossa DAO, ma la è già direi, direi che è già una delle più grandi in assoluto, cioè dentro Bybit, la Meda, tutti quei folli lì, quindi. High Dollar, statecene lontani, la lasciatelo pur perdere, che mi sembra il nuovo, il nuovo Ponzi di turno, così a naso. E... Ok, ok, ok. Su Curve come fai se non vedi le rendite? Come non le vedi? Le vedi, le vedi. Le vedi però sono, sono variabili in base a quanti CRV hai. Basta, basta, se no non mi fermo più. Amici, io vi auguro una buona serata, noi ci vediamo domani, ti manca domani che c'è il corso di Defy, la seconda puntata, così poi non mi dite più che non capite quello che dico, o magari mi dite che capito un... Pelino di più, dai, sarei già soddisfatto di quello. Domani, corso di DeFi, seconda puntata. Tantissima roba. Secondo me dura tipo tre quarti d'ora perché ho veramente un pacco di roba da dire. E i PR versus APY, come quali sono i rischi, la sicurezza, la... il confronto tra le chain, poi cos'altro e eh? Non mi ricordo neanche più. Tanta roba, cioè veramente gigante come video. E quindi non, non mancate. Mi raccomando, vietato mancare domani alle 19 poi ci rivediamo ehm, sempre venerdì come al solito alle 18.30 per la live sempre sul pezzo buona serata a tutti e alla prossima